Bentornati con la quarta parte di Moonsilver, sbaglio sempre all'inizio di dirlo. Niente, siamo fermati dopo aver girato in quei meandri di tunnel di così, abbiamo scoperto che piove fuori, quindi non vediamo niente. Ah, ora posso andare in quel posto là perché è notte. Ah, ho capito. E niente, abbiamo girato lungo e largo dentro questo posto qua, che non voglio mai più rientrare, dei tunnel sotterranei, e abbiamo scoperto che c'era qualche essere là dentro, qualcosa che troveremo qua dentro e che ci ucciderà probabilmente. Come? È notte! Ma è notte! Cosa dovrei fare io allora? Non ci rientro là dentro. E basta, c'erano i quattro tizi, poi si è aggiunto un Hector, tutti morti. Questa casa qua non ci ero mai entrato però. Ah sì, no, questa è dove parte all'inizio. Ah, così è il menu, ho capito. Interact, esamini. Ok, almeno. Niente, non c'è. Ah, qua ti spiegava chi erano. Daniel era un uomo silenzioso che passò la sua vita perso nei libri, negli antichi libri, o perso nei suoi pensieri. Si chiedeva da dove venissero i barili e chi li avesse messi qua. Allora, questo avevo già detto. Sì. When night falls, enter the mountain. Ho capito, quindi cioè è solo attesa. Io dovrei cercare di capire la storia e pian piano mi passa il tempo. C'è scritto che il gioco si giocava tutto in un'ora, quindi c'ho la torcia che si sta morendo. Andrò nella casa là per ricaricarla. E niente, questa è notte, cioè a casa mia questa si chiama notte, se... Dai, mettiamo sta torcia. Proviamo ad andarci ora, non so. È ancora più buio. Non saprei che altro fare. Qua sono già andato. Dovrei entrare nella montagna adesso, è buio, è notte, ho già girato tutto. Dovrei entrare nella montagna per finire il gioco. Perché non posso entrare? Cosa mi manca per non farmi entrare? Sto prendendo un botto di pioggia, è buio. È buissimo. Qua non c'è più niente da fare, di là. Cos'è che è quello? Casa. Ah, c'è non. Ah, questo era quello però. Non posso provare, neanche se. Se non posso provare, tanto vale stare qua. Ho fatto un salto di 5 km. Andiamo in acqua e. Capito, se. Ok, riscaliamo la montagna. Se qui non mi fa entrare la notte, non trovo cosa fare, questa sarà l'ultima parte di The Moon Silver. Sarei un po' deluso. Cos'è che devo fare ancora? Là non posso andarci. Posso andare qua. Andiamo qua, andiamo qua. Qua c'è qualcosa, però. Qua c'è tutta acqua, se cadessi giù di qua. Posso scendere oltre e posso girare intorno tutta la montagna così, così almeno. Sì, posso. Ok, ho girato tutta la montagna. Va bene, l'ho girata, c'ho anche una chiave. Tutto il liquido qua dentro è finito nell'acqua. Ho esplorato tutto quello che c'è da esplorare.
Mi sembra, infatti, il gioco ha progredito nella notte. Devo tornare in quei meandri oscuri. Ci ritorno solo una volta, però. Cioè, a me quei meandri oscuri non mi piacciono. Sono. Cioè, riproviamo prima a entrare, mentre magari adesso è diventata un po' più notte. Io non c'ho più niente da fare in quei meandri oscuri. Ho sentito il rumore, sono uscito, piove. Facciamo l'ultimo giro nei meandri oscuri con quel suono lì. Al massimo, non voglio entrarci. Devo rifare il codice, chi se lo ricordava? Questo è. Ok. L'unica cosa buona è non prendiamo acqua. Preferisco prendere acqua tutta la vita. Qua c'è il coso là, dove entrare. Qua si va verso i barili, mica la sedia giù o qualcosa. Ah, qua era giusto, subito qua. Carichiamola perché non si sa mai. Tanto ci dovrebbe essere la centrale elettrica, no? Non è che è sotto la montagna la centrale elettrica. Perché Ellie passava tempo con Daniel o Isa e Daniel la centrale elettrica. Di qua c'è la torcia, vero? Passavano il tempo sì, di qua c'è la torcia che non posso raccogliere, non posso raccogliere, non posso fare niente. Coltelli. Io pensavo di non leggere nulla, ma ho letto tutto quello che c'è. Poi cioè, ho trovato anche codici segreti stando a provarci. Qua c'è una torcia, spegni. Ancora? Non è che va in loop ogni volta che scendi. Elettricità, elettricità. Non ho sentito quel suono. Non abbiamo visto niente. Ci giriamo, non vediamo niente. Quando spegni la torcia, vedi quella nebbiolina lì che non è molto rassicurante. Allora, carichiamo sempre la torcia. Vengo le torce col cavo? Che si caricano in un secondo. In un secondo, attacchi velocissimo. Niente, solita sensazione di super salti. Non mi ricordo il codice là, quindi non la tento nemmeno. Andiamo di qua. Sto riesplorando tutto, tranne giù là che non c'entro. Magari qua ha mancato qualcosa, però non credo. C'è niente, poi sono questi. Quindi usciamo da sto posto. Ah, carichiamo questa. Candela. Vediamo se è cambiato qualcosa. Niente è cambiato però. Ah, questo l'ho già visto. Niente è cambiato. Adesso se non mi fa entrare arrabbio. È notte. Aspettiamo che sia passata un'ora di gioco, che dicevo finivi in un'ora. Vabbè, facciamo così. Io aspetto che passi un'ora di gioco. E mi vedrete subito lì al momento, se riesco a entrare. Allora, eccomi tornato.
credo di aver capito, ho esplorato un po', ho trovato un luogo e se non sbaglio adesso fammi ritrovare la strada. Dovrebbe essere poco andare. Dovrebbe esserci la cappella, la chiesa che tutti parlano. Guardavano l'acqua insieme per tanto un po' di tempo, continuando a camminare sulla riva. Visto? C'è questo luogo qua che noi non avevamo ancora visto, io almeno non l'avevo ancora visto. Probabilmente è importante. Sarebbe la chiesa. Daniel stava ancora pensando riguardo alla sua conversazione con Abel il giorno prima, quando senza pensarci ha tirato su un libro. Qualcosa catturò il suo sguardo, o almeno la mancanza di qualcosa. Ok. L'argento di Luna era sparito, Moon Silver era sparito. La parola di Hector IV. Ancora la Luna venne da Hector nei sogni. I denti della Terra del Legno sono spariti, disse. Il tuo popolo è salvo per adesso, però aspetta ancora, sta nell'oscurità, ha paura della Moon Silver e non apparirà a meno che i documenti santi, sacri, rimangano nel tuo possesso. Però impara questo, quando la Moon Silver sarà distrutta, neppure la mia luce divina potrà salvarti dall'ira del Woodland Teeth, dei denti si chiamerà Woodland Teeth, e dall'oscurità dell'inferno. Tienila al sicuro, tienila pronta e vivrai prosperità su quest'isola che io ti ho dato. Lascia che la tua prosperità è un segno delle mie parole, che siano vere. C'è un coso per la torcia qui, io rimango devastato. Faccio un altro. Words of Hector Tram, le parole di Hector Tram. La maggior parte del testo è leggibile. Hector, discese, oscurità, terribili sussurri, infinito e profondo, non so per quanto ho camminato, promesse di una tortura brutale, mutilazione, inattesa, sparisci denti della foresta, disse il sacro, coso sacro, scritto sopra, ritorna in superficie. Ok. Parola di Hector 2. I denti della foresta, della terra della foresta, il mostro della foresta, più tenace degli altri demoni. Odiava le persone di Hector e desiderava di prendere l'isola da loro. Stava nei corridoi scuri e nei passaggi non visti, pianificando orribili schemi. Venne a attraversare Ursula. E Ursula fu presa dal tizio là e attaccò e la portò all'inferno. Poi arrivò la Luna a Hector nel sogno e disse: Hector, questo il tempo è giunto, il tuo grande nemico è arrivato, farete tutti bene a temerlo per il suo potere grande, la sua depravazione. Si può parlare, la sua depravazione è troppo grande. Prendi la Moon Silver dal suo piedistallo e combattilo. Quindi Hector andò nella cappella, nella chiesa dell'infinita luce, e prese la Moon Silver e andò nel tunnel. Questo.
quarto, ho già letto. Il primo parole di Hector, la Moonsilver era scritta. Ah, Moonsilver credo sia un libro allora. Era scritta da pura pioggia primaverile. Su queste pagine c'erano foglie asciutte e a un tratto il nobile Hector, la Luna parlò a Hector dicendo prendi questo che è la Moonsilver e trovagli un posto nella Chiesa dell'Infinita Luce perché è un documento sacro. Gli uomini non possono leggerlo, però ogni lettera è conosciuta dai demoni della notte e hanno paura. E ne hanno paura. Sapendo che ti proteggerà, anche se la mia luce sparisce e rimarrete nella notte, nella luce nella notte lucente, argentea, credo. Trovi un posto d'onore, trattala come un oggetto di riguardo, perché sarà la tua arma contro l'oscurità e i cattivi. Quindi Hector mise la Moonsilver nella Chiesa dell'Infinita Luce sopra un piedistallo d'argento e la notte era calda e con la luce. E le giornate uguali erano luminose. Ora io credo, guardò ai giorni, credo sia scritto male, per un po' di tempo, lottando per comprendere questo fatto semplice ma scioccante. Qualcuno l'ha spostata? Isa, forse? Se è stata lei l'unica a prenderlo. Come ha fatto. Ah. Lei aveva l'unica ad avere la chiave, però Ellie e Abel potrebbero avergliela presa in prestito, come ha fatto lui, oppure presa. Beh, senza pensarci dovete dirlo agli altri. Capito, però io ora. Vedo assolutamente niente così, quello è il punto. Quasi uguale. Queste sono le rovine. So dove sto andando. Non vedo niente. Dai. Ho tirato l'acqua. Dove sto andando? No, troppo oltre, troppo oltre. Mi passo per la montagna. Oh. Return to the mountain. Finiamolo sto gioco, dai. Mamma mia. Allora, non avevo visto quell'edificio là, scusate. Isa non riuscì a ricordarsi l'ultima volta che si trova sotto la montagna, non c'era nessuna ragione per venire qua giù, però ha guardato dappertutto e aveva un coltello, tenne il coltello nella sua mano destra, ieri la Moonsilver sparì, oggi Ellie, Daniel e Abel non si potevano trovare da nessuna parte, sapeva che le parole di Hector a memoria. E le implicazioni sinistre non erano perse, direi. Ellie? Daniel? Abel? Abel rispose: sono qui. Avridine sta leggendo le passate. Lei perché le chiese cosa stai facendo lì? Sai dove sono Ellie e Daniel? No, non lo so. Mancano anche loro. Le Moonsilver è sparita. Mi capisci? Capisci cosa vuol dire? Sì, la notte scenderà in qualche ora, dobbiamo stare insieme, possiamo dormire nella stessa casa, la mia, la tua, e terremo il fuoco acceso, terremo la porta chiusa e pregheremo la luna per protezione.
Sei felice qui, Isa? Non possiamo stare nell'oscurità, vivere nell'oscurità. Sei felice o no? No. Sì, sono happy, sono felice. C'erano lacrime nei suoi occhi. Lui cercava di controllare la sua voce. Isa, io ti conosco, conosco ogni parte di te, conosco ogni angolo della tua mente. Tu non sei felice, nessuno di noi è felice. Isa non rispose. Io se rimango qui. Le lacrime scesero liberamente. Mi piacerebbe se tu rimanessi qui con me, Isa. Per favore, stai con me. Ti troverò, Abel. Ho distrutto la Moonsilver, Isa. Isa era scioccata e silente. L'ho bruciata ieri dopo aver parlato con Daniel. I suoi occhi erano pieni di tradimento e rabbia. Cosa, Abel? No, perché? Vuoi essere trascinato all'inferno? Vuoi che tutti noi trascinati all'inferno con te? Siamo già all'inferno, quest'isola è orribile, nascosta da sola, questo paese di peccato all'inferno. Io ho visto i fogli che Geremia ha trovato, blasfemi, che erano blasfemi molti anni fa, li ho letti prima che fossero distrutti. Forse sono stato l'unico che l'ha fatto e non gli credo, però ho vissuto qui fino ad allora e ho visto la verità delle sue parole. Isa non riuscì a rispondere, le lacrime scesero dalla sua faccia. Continuò a camminare verso il suono della sua voce con il coltello in mano. Non hai letto le scritte blasfeme, Isa, però io ho fatto, ricordo, me le ricordo con incredibile chiarezza. Soprannaturale, chiarezza addirittura. La paura non dell'oscurità. A non aver paura dell'oscurità, delle ombre oscure o dei graffi nella notte, perché The Woodland Teeth è la tua salvezza, è la tua via d'uscita. Dicono queste, di più, Isa. The Woodland Teeth non è qui per portarci all'inferno, ma è qui per portarci via dall'inferno. Lei riuscì a vederlo davanti a la torcia. Passava attraverso la nebbia. Lui era seduto in una sedia con un libro sulle gambe e lei, quando si avvicinò, poteva vedere che lui stava piangendo. Io credo nella parola di Hector, disse, non andrò all'inferno. Per favore, credimi, per favore. Io credo nella parola di Hector, disse ancora e mise il coltello cioè al suo donna, al suo petto, puntando. No, no, Isa, ti prego, no, rimani con me, non lasciarmi da solo. Ti amo, disse, ti amo così tanto, piangendo. Bum, 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 chiuse gli occhi e spinse il coltello, si ricordò dove era posizionato il cuore da uno dei suoi vecchi libri. Suo padre. Abel era troppo lento per prenderla mentre cadeva il corpo morto. Si inginocchiò di fianco a lei e pianse per un po' di tempo. Ciao, Luce. Non era un giovane, era un giovane forte, non era più un giovane, però Isa, il corpo di Isa era leggero e l'avrebbe portata fuori dall'acqua. Lei ha sempre amato l'acqua. Però dopo cosa avrebbe fatto? Letto fino a che non avesse trovato lui? No, non sentiva più, non aveva più voglia di leggere. E era pronto a mandare via tutta questa isola maledetta, i libri e tutto il resto. E vagherà in giro senza una meta e liberamente. Per guardare un ultimo sguardo all'isola e sentire il vento e soffiare via le memorie. E dopo, quando la notte scese, sarebbe tornato.
Te, ti sto aspettando. Finisce così. Vabbè, a parte quella parte lì che ci ha tagliato via tutto, ci ha messo davvero tanto. Magari lo dividerò in due parti senza fare l'introduzione, forse no. Adesso vediamo. A parte quella parte finale, che ho dovuto cercare la cappella e poi con la luce così. Il resto non è stato così brutto. All'inizio non si... Ah, sono ancora vivo. Posso muovere. Isa è morta, gli altri sono stati trascinati via. La mattina arrivò sull'isola vuota, fredda e luminosa e ventilata. Vento. The Moon Silver. Ah, era finito. E questo è Moon Silver. Sono tutti i Texius. Niente. Unity Engine dedicato a Rachel Szymanski. Beh. Niente, a parte quella parte lì, il gioco all'inizio è partito un po' lento, non riuscivo a capire bene. Quando iniziavo a capire, mi ha iniziato a prendere e volevo finirlo. Vabbè, grazie per avermi seguito in questa avventura e ci vediamo nel prossimo Let's Play. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, fate quello che volete. Da Vettens è tutto, ciao ciao!